voglio dire due cose che ci danno il senso di che cos'è Alba e di che cos'è questo territorio. E vado in ordine cronologico. La prima risale a un mese fa. C'è stato, lo sapete tutti, un drammatico terremoto in Abruzzo. Ebbene, tra i primi ad arrivare in Abruzzo sono stati i gruppi di protezione civile e le associazioni della nostra città, che attraverso una turnazione continua sono ancora presenti là. La seconda cosa che voglio dire era sui giornali di oggi. L'industria Ferrero è stata premiata come la più affidabile al mondo dai consumatori per i suoi prodotti ed è la principale industria di questa città. Sono due segni che testimoniano due caratteristiche di questa nostra terra. Una terra dinamica dal punto di vista economico, ricca di imprese, con un'economia diversificata, ma anche una terra profondamente ricca di solidarietà, con le tante associazioni, con i tanti gruppi di volontariato che operano in questa città. Noi abbiamo coniato due slogan in questa campagna elettorale: lavorare per una città che continui ad essere dinamica e innovativa dal punto di vista economico, ma lavorare per una città che continui e sia sempre di più una città ricca di legami solidali. E allora questa città, che ha questi primati, merita un'amministrazione che sappia affrontare nei prossimi anni i nodi cruciali che abbiamo di fronte. E ne cito soltanto alcuni, che sono sotto gli occhi di tutti: il nodo della grande viabilità, della mancanza di circonvalazioni, il nodo dei trasporti pubblici e dei collegamenti, come diceva prima Dadone, anche con le altre realtà della provincia, il nodo del piano regolatore, perché questa città attende da 10 anni un piano regolatore che non è stato approvato dall'amministrazione uscente, e questo sarà il primo punto all'ordine del giorno, perché una città che non ha un piano regolatore moderno, adeguato ai tempi, è una città che cresce in maniera disordinata, e purtroppo questo forse è stata una delle pecche maggiori dell'amministrazione uscente. Questa città merita un'amministrazione che si sappia occupare dei servizi alla persona, dei servizi alle famiglie, dei servizi agli anziani, dei servizi alle giovani coppie, ai giovani. Noi abbiamo proposto nel nostro programma la costituzione di un assessorato alla famiglia, perché crediamo che sia un fatto molto molto importante. E abbiamo messo al centro anche un'altra questione, e chiudo sul programma, spero si sente bene abbastanza, la questione delle manutenzioni. Ci siamo sentiti dire, soprattutto nelle periferie, della necessità di interventi tempestivi nelle piccole cose, dalle asfaltature alle illuminazioni, a questi problemi. Noi crediamo che sia importante mettere delle risorse, perché questi problemi sono i problemi che hanno i cittadini ogni giorno. Ecco, questi sono alcuni punti, i punti principali di un programma che come coalizione proponiamo alla città.